Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Spore. Oggi non abbiamo altre avventure da fare già impostate, perciò ci dirigiamo verso questo pianeta e facciamo fuori la colonia di questo impero, così tanto per fare qualcosa. E per il pianeta madre però mi toccherà aspettare ancora un po' perché le armi non mi sono abbastanza potenti. Andiamo subito, diciamo che gli alleati se la sbrighino con loro, tanto qui ci vuole poco per distruggerla. Dai, su, dai, bombette, ecco fatto, il gioco è fatto. Oh, bene, abbiamo sbloccato il missile protonico e il laser. Molto bene. E che cavolo, proprio due getti proprio su sotto di me subito così. Vabbè, abbiamo un'alleata che è in condizioni critiche della sua astronave, quindi torniamo subito al pianeta mare, così vediamo un po' di comprare anche qualcosa. Vediamo un po' se riusciamo a comprarlo il missile protonico, non credo. O il laser, che sarebbe anche meglio. Vediamo un po'. Commercio, no, missile protonico su 400, laser 500.000, quindi niente da fare. Ci siamo riparati, abbiamo riparato anche le navi alleate chiaramente, e ora ci dirigiamo verso qua, che in teoria dovrebbe darmi un'avventura spaziale, infatti, perché non c'è un pianeta con la bandierina, quindi vuol dire che se gli chiedo la missione mi dà un'avventura. Perfetto. Proteggi il sacerdote sul pianeta CN3. Non male. Ok, diamoci alla pazza gioia con questa avventura. Ma prima recuperiamo quello che c'è qua, che ci danno tanti tanti soldi di tutti i manufatti che troviamo. Che diamine, sti jet, li odio. Appena mi abbasso un pochettino lo si becca. Ok, abbiamo trovato Ring of... vabbè, qualcosa di quel tipo lì. Stellatus, Ring of Stellatus. Che cosa sia non ne ho più pari di idea. Allora, dov'è l'altro pianeta? Eccolo qua. Ma dov'è quello? Eccolo qua, ecco quel pianeta dell'avventura. Oh mio dio, quanti comete vanno contro la stella. Ok, non ho capito quale missione è. Proteggi il sacerdote durante il suo viaggio verso il tempio di Spode. Perfetto, accetta. Abbiamo tutto e no, non abbiamo tutto, dobbiamo accedere all'emporio e aggiungerci i folgoratori, che non ce li abbiamo aggiunti. Li abbiamo sbloccati ma non li abbiamo poi aggiunti al nostro capitano. Allora, li mettiamo sopra le unghie, poi premendo tab le ruotiamo, le riduciamo di dimensioni e le rendiamo super ultra potenti. Vai, perfetto, direi che così va bene, così abbiamo anche la folgorazione. Zeppani, chiappatelo e soffri come un cane. Bene, scendiamo sul pianeta. Sacerdote Palloha, attendo il tuo arrivo, ha bisogno della tua protezione per raggiungere il tempio di Spode. D'accordo. Credo sia lui. Infatti è lui. Dai. Un altro innocente senza alcuna esperienza. Per Spode non potevo trovarmi una guardia del corpo migliore. Dai. Che Spode sia lodato. Sei qui per accompagnarmi durante il mio viaggio? Stiamo attenti, ho perso molti compagni lungo questo pericoloso sentiero. Da questi quanti molti si oppongono alla via di Spode. Forza, seguiamo il sentiero e ci condurrà al tempio. Ok, andiamo verso il tempio. Oh, questo che cosa diavolo è?
ho un cadavere. Morto da poco. Ok, andiamo. Dove è che mi schiaccio? Ah, ecco, ce l'abbiamo dietro, perfetto. Ehi, ma che usa aspirapolvere, maledizione. Ok, scusate, ma quando mi accendo aspirapolvere interrompo il video, almeno non si sente tutto il rumore. Questo che cos'è? Vai, morti. Questi qua hanno rotto le scatole. Vai, due in un colpo solo. Ah, ci sono le navi. Ah, beh, il figlio. Ma prendiamoci un po' di vita, vai. Tolti lì. Ma hanno dato fuoco anche al villaggio, hanno dato fuoco. Hanno utilizzato fuoco persino al villaggio. Dai, due in un colpo solo. Crepate. Tre in un colpo solo, mica male. L'artiglio qui e il colpo energetico ovvero è il migliore. Posso far fuori in medicina un colpo solo volendo. Oddio, allora, ecco l'attacco. Su, crepa. Ammozzi, si distrugge il tempio, sì. Se distrugge un edificio a mozzi questi distruggere. Certo. Abbiamo i fanni sciolti per almeno 50 secondi. Possono iniziare anche loro. Vieni qua. Manco te, difenditi. Ok, oh, ecco da dove arrivano. Perché ti resta? Poi? Arrivate ancora? Sono ancora? Eccoli. Ok, perfetto. Vieni qua. E attaccati voi. Va bene. No. Attacca, maledetto. Ah, è arrivato, Spawn, è arrivato. Ah, ha distrutto le navi nemiche. Che sono... ce ne dovrebbero essere alcune anche qui dietro. Tutti sono felici e noi parliamo con i sacerdoti. Grazie, straniero. Lo ammetto, non credevo che tu avessi la forza necessaria per difenderci. Ma ora capisco perché Spawn ti ha mandato il nostro aiuto. Le tue imprese valorose non saranno mai dimenticate. Addio, che la presenza di Spawn continui a proteggerti durante i tuoi viaggi. Ah, ma è un pompino. Inneggiando al potere di Spawn, il tempo è stato salvato. Torna alla tua nave e riferisci il tuo successo. Beh, dobbiamo arrivare all'850 per sbloccare il prossimo, che sarebbe in teoria il lancio missili. Ok, perfetto. Ora dobbiamo fare altro che dirigerci al pianeta dei nostri cari, beh, non tanto amici, e riferirgli la missione. Danno 30.000. Io gli vendo questo, gli vendo queste, e visto che me lo fanno pagare molto meno, prendo il missile protonico. Ah, mi ha dato anche un'altra medaglia, mercante 3, ultra missile protonico, boia, c'ho già l'ultra missile? Non so se questa roba qui ce la trovo, Ah, un'altra medaglietta di avanzamento, che adesso è rinomato. Bene, non male, siamo a un buon punto, Torniamo un po' giù, vediamo un po' se ce l'abbiamo. Quelle altre? Cos'è questa? Bomba giustiziera. Boia, addirittura. No, qui non me ne fa vedere punti, mi fa vedere motore interstellare 4. Comete, cancellatore mentale, la salute più grande, la stiva ancora più grande, la lunata.
Mega missile protonico, ecco, mi fa vedere la tattica nuclear bomb. Usa con criterio. Oh, questo qui la voglio, eh. Va bene. E siccome il pianeta madre abbiamo tutti i nostri strumenti che possiamo sbloccare, il nostro pianeta madre ci dovrebbe avere. Abbiamo fatto uno di spezia. Vediamo un po' se ce li vede altri. Ma il monolito, giusto, anche questo qui potrebbe essere molto interessante, visto che ci consente di portare le specie dalla creatura alla tribù, che poi si sposta alla civiltà e fino allo spazio. Vediamo un po'. Ah, missile antimateria, anche questo è bello. E poi ci serve anche la bomba d'antimateria, ma adesso non la vedo. Poi c'è la riserva di energia ancora più grande, la lunata, la bomba, lo scudo, il mega impulso, il mega missile protonico, il mega distruttore. Beh, abbiamo ancora tante cose da sbloccare. La bomba d'antimateria ancora non me la fa vedere. Peccato. Va bene, allora vediamo un po' quello che è il modificatore di creatura. Questo ce l'abbiamo, vediamo un po', ce l'abbiamo ancora. Sì, ce l'abbiamo ancora uno, dai. Però ne teniamo uno. Mi stanno a sprecare soldi per averne più di uno che ora non mi serve. Vediamo un po' cosa ci danno ora. Andiamo da loro. Andiamo da loro. Ci abbiamo 256.000, quindi non posso assolutamente comprare il sistema perché non ho abbastanza soldi. Beh, allora, scansione forme di vita del pianeta Abio. Abio. Eccolo qua. Non male, non male. Pianeta con una civiltà. Abio. Beh, andiamoci da fare. Questa è una delle missioni semplici che ti capitano in questo giochino. Sono tante però, eh. Ci vuole parecchio tempo, eh. Sono tantissime qui, eh. Poi sono queste. Piante per presto. Questo non è una... forma di vita. Animale. Pianta. E tutto il resto. Poi torniamo qui, prendiamo le piante. Così. Oh, eccole qua, quelle che mancavano. Non dovevo mancare questa idea. Questa. Ah, Dio. Mancano ancora parecchie da scansionare. Vediamo un po'. È un po' noiosa sta missione, però almeno ci fa fare un qualche soldino. Ci serve anche lo scansionatore globale, eh? Da sbloccare, ma non l'ho ancora sbloccato, quindi non lo posso più usare. Vediamo un po'. Vediamo qualcos'altro. Dov'è questa? E qua. E questa. Oh, eccola qua. Perfetto. Tanto piccola. E questa è. Non me l'aveva ancora sbloccata. Affanculo. Allora, vediamo un po'. Andiamo a... qui sotto. Un po' ce ne sono, sì. Ah, la smissione della tua colonia. Addio. Devo andare, devo abbandonare questa missione temporaneamente, tanto questo qui non ha tempo. Devo andare subito sulla colonia per evitare il disastro. Dov'è la colonia che ha problemi? È qua giù in fondo. Ok, diamoci una mossa. Abbiamo 3 minuti e 35 prima che si estingua la specie. Quindi dobbiamo attivare il laser, abbassarci su il più possibile e andare a cercare quelle col giallo. Dov'è? Eccole qua. Ok. Ho ucciso gli animali indicati, ti pare facile se me ne nascondi tra gli alberi, se si nascondono. Ah, ancora 3 minuti, dobbiamo uccidere ancora 3. Bene, bene, ce la dovremmo fare in teoria, dai. Dai su, dov'è? Eccola qua. C'è una sola. Vai. Poi, prossimo. Vaffanculo. Dov'è? Ci riabbassiamo. Ah, è bolla. Dai. Tu sei? Ma sei te? Fanculo.
Fanculo, è in alto, è in volo. E il Johnny mi compare in basso. Eccoti qua. Perfetto. Abbiamo sventato il disastro ecologico. Abbiamo un altro po' di roba che non ci compare nella fare. Non so perché, adesso è un piccolo bug. Piccolo, mica tanto, però va bene. Ok, direi che anche per questo episodio è praticamente tutto. La missione qui probabilmente la finiremo nel prossimo episodio, oppure la finirò off camera perché è un po' pallosa. Quindi vi dico che è tutto per questo episodio. Ci vediamo nelle prossime puntate con un nuovo Scorribande. Ciao a tutti.